Ciao ragazzi, benvenuti su Vlog, sono Soggia ragazzi, noi siamo qui nella stream. Wow. Soggia ragazzi, siamo qua perché? Perché c'è un piccolo problemino che abbiamo creato io e lui. Allora, in pratica ragazzi, in questo momento siamo a Bologna e che cosa è successo? Abbiamo lasciato le nostre chiavi di casa qua dentro. E quindi ragazzi, noi adesso dobbiamo assolutamente cercare di scassinarlo in qualche modo. Esatto. Noi abbiamo preso su internet delle cose con cui si riesce per davvero a scassinare, cioè proprio i lucchetti. Adesso vi faremo vedere. Si chiamano Grimaldelli. Esatto. Ovviamente lo diciamo così. Adesso abbiamo due opzioni. Speriamo di non dover utilizzare il piano di riserva. Il primo piano è cercare di scassinare direttamente questa che è la serratura. Ci proveremo. Speriamo. Ma effettivamente non sappiamo. Esatto. Se non dovesse funzionare, dopo procederemo con il piano 2, che sarebbe il piano di Brasiu. Perché non lo conoscesse. Lui è Brasiu, ragazzi. No, ragazzi. Piacere. Ma se non dovesse funzionare, manco il piano di Brasiu, che ha portato gli attrezzi e tutto quanto. C'è il piano di Antonio. Il piano di Antonio. Mio di Antonio. Passeremo all'ultimo piano, che sarebbe quello di piegare tutta la lamiera, ficcare qualcuno sotto che ci apra da dentro e poi ripiegare la lamiera. Tanto paga? Paga Tecnoid. Vai. L'ultimo piano qual è? Dormire per strada. Mi sa che sarà questo il piano. Allora, iniziamo subito. Primo strumento fondamentale, io adesso vi faccio vedere i tutorial che ho visto su YouTube. Sono come le wiki, no? Presente, che tu vai a leggere, ti spiegano come fare e poi lo fai tu, non va. Non fa niente. Prima di tutto ci vuole del 4WD, ragazzi, perché dovete capire. È WD-40. Le mini 4WD, va bene, vai. Allora, WD-40. Pronto speciale. Avviciniamoci. Avviciniamoci. Dobbiamo sparare un pochino dentro. È entrato bene. In modo che i pistoni, o come cavolo si chiamano, che stanno dentro al lucchetto, si lubrifichino. Tienimi questo. Sì, ma te hai già scassinato qualcosa in passato? Sì, le palle. Vai. Allora, questo. Intanto lo tengo in tensione. Ragazzi, sta roba qui, secondo me alla fine andiamo al piano direttamente di Collianto. Attenzione. Sì. Ma non ti dà spazio, vero? No, non mi dà spazio di manovra. Mamma mia, fratello, si apre il top. Si apre, ragazzi. Tanta roba, Ragazzi, oggi si dorme fuori, ho già capito. Ci mettiamo sotto a qualche albero e via. Si sta bene, si sta anche in felpa, vedi, si sta bene. Ci sta. Qua è un'impresa, ragazzi. Che dici, vieni? Bisogna smontare. Dici? Smontare, rompe. Fammi vedere come si sta. Ecco! Hai sentito? Sì. Ma il problema è che... Io sto girando a destra, Sì, vai, continua. Io lo sto tenendo. Aspetta, vai, continua. Sento che si sta inclinando. Perché un po' si riescono a vedere. Sì, ma io li riesco a vedere bene, no? Tutti? Fino a quello in fondo, sì, in fondo? Ma sono grossissimi questi, non sono serrature piccole. Ma quello è il punto, ti riesci a fare leva? Ma il fatto è che con questo però non riesco ad arrivare a quello in fondo. C'è uno proprio qua. Aspetta. Non è che l'ha incastrato. Tanto. Che Antonio, lasci castrato. No, l'hai girato su se stesso. Aspetta, un attimo. Porca, ci voleva solamente Antonio. L'ha infilato. Vai piano. Adesso vai piano. Però prima dovevi fare. Dista che il bussoletto basta. No, fai solo danni. Eccolo. Vedi? Allora, vieni qua che te lo spiego. Vedi qua che c'è sto coso? Sì. Vedi? Guarda. Quello questo va qua giù. Va giù. Eccolo, vedi? Okay. Dopo di questo ce n'è un altro. E dopo? Bisogna prendere ancora quello e portare giù anche quello. Bisogna fare leva con questa che va di là, in modo che quelli rimangano al loro posto. Olè. Tieni qua. Abbiamo le macchine qua a posto. Dammi. Ma si chiamano i carabinieri, se non posto così bella. Veramente. Sta entrando, credo. Sì. Questo è entrato. Fammi fare che te lo sblocco. No, zio. Faccio io. Oh, no, zio. No, zio, non ci credo. Aspetta, qui, piano. Che è qui, ho capito. No, non è qui. È rimasto dentro, usa. Porca.
Fammi togliere la maniglia. Fammi vedere. Spostati, spostati, spostati. È due ore che fate. Aspetta, qui. Aspetta, fai veloce, veloce. Dai. Russa. Togliamo la maniglia. Togliamo qui. Basta. Però si la maniglia. Dopo evitiamo la maniglia. Dai, Anto, vieni. Ragazzi, io il danno l'ho fatto, mo mi sposto vieni. Dalle... Adesso ci penso. Fammi luce, fammi luce. Mi fate spazio, per favore, che siete due ore lì. Dammi qua, dammi. Si stacca, no? Aspetta, 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 Anto. Aspetta. Ma lo volete aprire o fate finta? Vai, vai, Anto, vai, Anto. Frate, adesso vedi che lo pieghiamo, non mi frega più. Non fighiamo niente, dammi qua, fammi vedere un po', basta. Che due ore che siete qui. Qualcuno c'è un accendino? Sì, bravo. Così si squaglia la plastica. Si squaglia in due secondi. Accendino ce l'hai. E poi? Squagliamo la plastica qui. E poi ce l'andiamo a fare. Poi prendi di a poco. Toma. Vai. Oh, il mio cacciavite comunque questo. E era il tuo cacciavite. Dai, prendi un altro. Ormai però sto già dando. Prendi un altro, dai. Ma sto già dando. Vai, vai, basta, basta, vai, vai, vai. Vai, vai già. Tieni l'accendino subito. Porca p***a. Sei, ciao. Sì, vabbè. Sì, ciao. C'è. C'è? Sì, sì, c'è. Ma l'hai vista? Così, così, così che si scatta. Ehi, i due ore che fate? Ci penso io. C'è. Ultimo metodo, spacchiamo. Questa, guarda che oggi la chiave ce l'avete. Rifallo, vai. Fidati, c'è una vite per forza, devi girare da qualche parte. Se no io la tolgo io la maniglia. Là. Si vede qualcosina? No. Di centrale così. Eccolo! Porca di quella puttana! Vai, vai. Oh, occhio a non rovinare la vite. Non rovino un c***o. No, che poi non riusciamo a svitare. Se la spanici. Allora facciamo questo per niente. Cioè, se la spanici, non riesci. Non lo so che non si riesce. Vai a vedere. Che c***o hai fatto, Antonio? È tranquillo. Sì, Cristiano. Mi sa, metti via questo. Queste cose. Mettili via, uffa. Eccoli qua. Vai. Ma c'era lui, infatti usso. C'è qualcosa, vero? Andiamo a fondo finché non troviamo niente, troviamo l'oro alla fine. Vai che questo è caldo, vai che questo è caldo. Guarda, guarda che non becca manco il buco. Non vedo c***o, non vedo. Buco. E mi sposto che buca un occhio. E qui, è qui, però l'avete già spanata. Vedere. È quella, ma l'hanno già spanata. Il problema è che c'ho paura che mo pure questo qua non si rompe. Già vedi che è stato un pochettino piegato. Aspetta. Oh, oh c***o. Porca che miseria, oh. È bloccato. Come è bloccato? Oh. Sì, ma l'avete strapiegato ai lati. Vai. Oh, finalmente, aspetta, tanto farai io dentro, che non darti delle incredibili. E finalmente, ragazzi, noi siamo riusciti nella nostra impresa. È stato veramente difficile, ma è stato comunque molto, molto divertente. E perciò, ragazzi, mi arrivate alla fine di questo vlog. Se vi piace, lasciatemi un like, un commento magari, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog. Bella, raga.